Ragazzi, bentornati in questo nuovissimo episodio su Suicide Squad Kill the Justice League e abbiamo fatto conoscenza del giocattolaio. A questo punto abbiamo scoperto che c'è un modo per fermare Flash, però per utilizzare questa risonanza, come la possiamo chiamare? Risuona di brutto, infatti la prossima missione, il dispositivo antiforza della velocità del giocattolaio ha bisogno di più dati. Dati nel senso di invasori morti. Portiamogli tutti i dati di cui ha bisogno. Ma quindi il giocattolario, quel ragazzo che abbiamo conosciuto nell'ultimo video, sì, l'abbiamo chiamato il giocattolaio, effettivamente ha un dispositivo che può fermare Flash. Ora andiamo a prendere tutti i dati che ci servono per farlo funzionare o per crearne altri. Dopo torneremo molto probabilmente da lui per capire la situazione e poi probabilmente, finalmente, si va a fermare Flash. Andiamo. Ok, è qua sotto. Velos! Sono sul punto segnalato dal nuovo ragazzino. Dite che dobbiamo rispettare. Oh. Ah, è tutto ok, siamo solo nel mezzo di una tempesta di forza della velocità con un camioncino giocattolo. Oh, meglio così che il contrario. Quindi, che cosa facciamo adesso? Ah. Eravate al sicuro quando il furgone si è espanso? Spero che siate entusiasti di raccogliere dati e non schiacciati. Ecco, gli alieni a cui Flash stava dando ordini dovrebbero avere dei residui di forza della velocità. L'esperienza audiovisiva del mio furgone li attirerà a pacchi da voi. Dovete solo eliminarli e raccogliere i frammenti di dati. Che fortuna. Ok, aspettiamoli. Oh, stanno già arrivando. Localizzato movimento. Ah! Oh! Figata, ragazzi. I dati sono stati accettati. Però me ne servono ancora parecchi. Non mi bastano mai. Ce li ho, li sto prendendo, vai tranquillo. Oh, zio. Boom. Tenete pure il resto. Raddoppiamo i dati. Ce ne andiamo. Ok. Questa era potente, È troppo divertente il gameplay. Avete quasi raggiunto il limite dati. Ok, andiamo. Ah, non ne posso prendere più? Ok, proviamo ad avvicinarci al furgoncino. Ok. Ottima raccolta dati, ragazzi. È il momento di ripulire l'area con un impulso energetico piuttosto potente. Quanto potente, ragazzo? Non è che potreste tutti mettervi al riparo attorno al furgone? Sarebbe fantastico! Ci siamo! Ma che succederà adesso? Bene, con quei tipi avete finito. Però ci servono altri dati per i separatori di forza della velocità. Porto il furgone a una nuova posizione! Ok, andiamo anche nella nuova zona. Una carica di energia per lo scudo! Direi che ci siamo, ragazzi, andiamo. Fatto. Perfetto, ho tutti i dati che mi servivano. Il furgone ha funzionato! Siete stati grandi! Viva noi! A quanto pare abbiamo ucciso un sacco di cattivi, abbiamo rallentato Flash. Ok, dai, andiamo a vedere questa cosa, ragazzi. Se c'è la possibilità di sconfiggere Flash, è arrivato il momento. Questo è il separatore di forza della velocità Mark II. Rende più difficile per Flash usare i suoi poteri. Quando è in funzione, riduce i danni da forza della velocità. E quando Flash si stanca dopo un attacco forte, potreste persino riuscire a colpirlo. In modo non letale, ok? Ok. Partecipare a una guerra tra Meta e alieni sul suolo americano? Direi che starà bene sul curriculum. È bello sentirsi parte di qualcosa di grande, anche se è un losco gruppo paramilitare. TFX, il test anti-flash è stato un successo. Il più grande ottenuto in questa operazione.
Non hai ancora visto niente, Wallaby. Io prenderò Flash. Solo mi serve il giusto palcoscenico. Una cosa che ho imparato dal mio ex è che niente al mondo dice scontro drammatico più di un Luna Park. O un'acciaieria. O un teatro. Oh, scelgo il Luna Park. Loomis Land. Non è una brutta idea. Mi piacciono tanto i parchi divertimento. Non mi importa dove. Basta che lo facciate. Se vi servono armi, ci sono diverse missioni Argus sulla mappa. Waller, chiudo. Al Luna Park? Davvero, ragazzi? Vediamo di che cosa si tratta. Perché se io vado nella mappa, dovrei trovare proprio una missione dedicata a Flash. Eccola qua. Ci andiamo? Andiamo, ragazzi, sono troppo curioso. Felici bambini, ridenti marmocchi, volete divertirvi? Lustratevi gli occhi. Criminali, Flash ha sbagliato a giocare con voi invece di attaccarvi seriamente. Questo è un errore che non ripeterà. La prossima volta vi farà semplicemente a pezzi con la forza della velocità e io mi godrò lo spettacolo. Concentratevi su Boomerang. E siamo arrivati. Cazzo di fenomeno! Loomis Land. Ma non c'è Flash. Oh oh. Duck, devi connettere il telefono di Waller a tutte le televisioni che ci sono a Metropolis. Va bene. Dov'è il mio telefono? Buongiorno, Metropolis! Chi vi sta parlando è l'unico, il solo, Capitan Boomerang! E aiutarti! Cosa ti ho detto? Io non sono la spalla di nessuno! Ehi, Flash, sto dicendo a te! Solo uno di noi può permettersi roba rossa aderente, non sei tu, capito? Mi avete rubato il telefono! È un reato federale! Sì, noi vogliamo la rivincita, Flash. Una rivalsa. Sarà uno spettacolo d'altri tempi. Fenomeni da baraccone allo sbaraglio, incredibile! A proposito. No. Che cosa fai? Sto sorridendo. Giusto! Terrorizza il bastardo! Perfetto! Quando penso alla Justice League, penso a Wonder Woman, Superman, Lanterna Verde, Batman! Non vuoi metterti contro di loro? Ma tu, Barry, sei la mascotte della squadra, non è vero? La linea comica! Il cazzaro che corre veloce! Sì, è l'anello debole della catena, gente! L'uomo più veloce del mondo! Stando a quello che dicono le sue fidanzate! Flash! Scusa! Ehi, Metropolis! Vi piacciono le esecuzioni? Beh, allora restate lì. Oppure vi spezzo le dita. Bam! Ride. Allora, che te ne pare, Barry? Avete visto? Ditemi che avete visto! Era tipo... Che te ne pare? Abbiamo visto. Ora tira fuori la pistola! È il momento di combattere. La provocazione ha funzionato. Lui è arrivato. E ora siamo fregati. Wow!
ragazzi! Avete rimesso insieme l'aggeggio antiforza della velocità di Lex! Oh, oh, ne avete uno tutti quanti! Chi ve li ha dati? Chi parla per primo, muore per ultimo! Volevo davvero prendervi uno alla volta e correre fino a strapparvi la pelle dalle ossa! Attrito! Fa un male cane, sapete? Non ho bisogno di toccarti per farti a pezzi! Ora giochiamo! Salve squadra! Spero davvero che Flash sia un tipo ragionevole, ma per andare sul sicuro, contrattaccatelo per tenere carichi i separatori di forza della velocità. Se rimanete a secco, può farvi a pezzi con la forza della velocità senza che riusciate a toccarlo, ma probabilmente non ve ne accorgereste. Flash fatica a servirsi della forza della velocità. La nostra tecnologia funziona. Sparategli prima che sia pronto! Prima che ci faccia un culo così! Mi sento quasi in colpa a dover uccidere voi, Sniganelli. Preso. Dov'è? Eccolo. Voi quattro dovreste unirvi alla squadra vincente, forza! Bisogna contrattaccarlo. Ma non lo vedo più. Voi e la vostra convinzione di sopravvivere. Dove caspita è, raga? Basta! E ricordate quando ti fatto ragazzi, lanciate una granata sulla fottuta mina di Flash o mi risbatterai in galera! Che caspita! Ah, alla fine avevo ragione sulle granate! Fate saltare le mine di Flash! Sarò io, Flash! Ok, qualche sorpresa, ma ne ho anche io qualcuna. Ehi, quei quattro! Volete vedere cosa può fare davvero la forza della velocità? Come caspita? Flash comanda i venti contro di noi! No! Se non so, un po' scarico. È stanco. Arrendetevi! Wonder Woman non vi salverà questa volta. Non fatemi colpire da quel trombone. Ho caricato l'aggeggio e adesso vado a fare fuori Flash. Forza squadra, arrendetevi e portate a casa denti e dita prima che sia tardi. Eccolo lì. Cosa credete di fare voi quattro sfigati contro il potere di Brainiac? E intanto, piano piano. Stiamo per sempre, Boomerang. Eccolo lì. Un po' di vento non ci fermerà, Flash. Sentite qua, arrendetevi ora e diventerete membri della Justice League. O lobotomizzati, non ho ancora deciso. Devo solo ricaricare un po' le pile. Caspita, mi ha quasi preso. Richiama i venti ancora una volta. Scappate o perite. Ciao. Beccati un fulmine qui. Sono un po' impegnato a salvare il mondo con Brainiac, quindi finiamola in fretta, ok? Ok. Provate a evitare queste. E basta. Oh, l'ho colpito con la granata. No, entrate, ce l'avevo. Il portale luminoso sarà fantastico. Time out, gente. Mi sento un po' sfasato. No. Tornado? Flash è proprio disperato. Riprenditi, Flash. Mi ha preso. Riprenditi. Preso. Caspita, ma sto tornado è fortissimo. Devo proprio stargli lontano. Dov'è? Arrendetevi! Eccolo! No! Fischiamo, ha preso in piedi. Non sono più una pausa. Ci sto prendendo gusto. Porca miseria, ragazzi, sono quasi fregato. Posso correre attraverso il tempo. Crediti ancora di essere.
Però gli manca poco, eh. Oh, fatto. Merda. Yeah. Fatemi solo riprendervi, Ato. Vi ucciderò tra un momento. Ha creato un tornado. Dai che gli manca poco. Preso. Il tornado non deve colpirvi. Dove è andato? Spero che vi siate portati l'ombrello. Porca miseria. Torniamo di là. Ma mi segue sto tornado però. Di forza della velocità. Sta per arrivare un tornado. E quando riprenderò fiato, ok, è andato via. Vi farò scoppiare i polmoni. Muori. Dov'è qua sotto? Merda, ce l'avevo. Eccolo. Il tornado ci vuole. Oh. Caspita, non è stato facile seguirlo ogni volta. Era veramente Flash. Beh, classico. E così Flash si è spento. Ci ha salvati, ma lo abbiamo ucciso. In qualità di guerrieri, mostreremo rispetto all'eroe caduto. Contieniti, che amico. Che cacchio fa? Oh, cazzo. Complimenti. Ha senso. Gli dei ti hanno concesso almeno un dono. Ma perché? Hai avuto quello che volevi, Boomer? Peccato nessuno abbia visto. Beh, l'ho visto io, ok? Sentite, non voglio farla troppo lunga. Ah, oh, meno male, ce ne siamo già. Ho preparato un discorso. È volontariamente lungo. Accomodatevi. Ma no. Spalli. So che adori la roba melensa. Ebbene sì. A tutti i miei numerosissimi fan, purtroppo maschi. Non credo che abbiano apprezzato il tuo spettacolino. Via! Mi è sembrato piuttosto breve. Sì, peccato non poter sentire il resto. Tranquilli! Avremo tempo per le parole. Era il primo amico che ho avuto nella League. Dovevamo vedere la nuova Colu insieme. Vi pentirete di essere in libertà. Oh! Serve un'altra lezione criminale? Sì, su come infilarti uno stivale in quel culo verde. Deadshot ci farà diventare ketchup se non scappiamo. Ti conviene dare ascolto alla pazza. Finirete come ketchup. Ah. Credo che stavolta finirà diversamente. Altra insubordinazione. Ok, Floyd. Perdonami. Aver ucciso il tuo primo fidanzatino mi ha dato la carica. Ma che... Ma che cazzo? Ma dove siamo? Ma perché? Waller! Sono abbastanza sicura che siamo morti e questo è l'inferno! Passo!
Si può sapere cosa sta succedendo? Dobbiamo capire come tornare a Metropolis. Gente? Siamo ancora a Metropolis. Che cavolo? I localizzatori per Luthor. Da qui non faremo un cazzo e siamo esposti. Qualcuno ha un'idea migliore che seguire il battito di un morto? Io non ce l'ho. Ma sì! Cerchiamo l'ex morto a Mortopolis! Ah, certo, perché no? Che è successo, ragazzi? Abbiamo fatto un viaggione e adesso... Il battito di Luthor? Ma che cazzo? Non ha senso! È un po' strana la situazione, no? Ok. Teniamo un attimo un boomerang perché è più veloce nello spostarsi, magari. Sappiamo che l'ex è morto! È palesemente una trappola. Forse. O forse no. I cattivi lo fanno sempre. Pensavi fossi morto? Sei folle. Oh, scusa, Quinn. Guarda tutto. Floyd, i miei sentimenti non sono la priorità. È che proprio non capisco se Luthor è completamente morto. O comunque, aspettate un attimo, gliel'avevano preso il cuore. Quindi, boh, potrebbe essere qualsiasi questo cosa. Questo posto è andato all'inferno. Un momento. Siamo all'inferno. È così. Se fossi morto e dovessi passare il resto dell'eternità con voi, mi ammazzerei. Scortese. La situazione è devastante. Guardate come siamo... Ma che caspita! Preni è che lì la... Io non... Che cosa so... Cioè, che luogo è? Ti senti a casa, Boomer? Pensi che l'Australia sia così? Guarda un documentario ogni tanto, cazzo! Intendo essere inseguito dalla polizia. Wow, è la sala della giustizia! Ed è stata sfasciata! Oh... Immagino che sto posto abbia dei pro e dei contro. La sala della giustizia è distrutta. C'è ancora quella sorta di cannone. Ma che cavolo? Presto tutto avrà un senso, eh? C'è nessuno in casa? Zombie Lex Luthor? No? Lo sapevo, un altro vicolo cieco. Boh. L'enigmista era qui nella sala? Com'è possibile? Finalmente ci sono degli enigmi seri da risolvere. Qualcosa non quadra. Ah, la pianta di Ivy non se la passa bene. E questa qui potrebbe anche essere Ivy. Questo posto è un cimitero. Di prendere l'ascensore oppure scavare. È tutto molto strano però, ragazzi. Ehi. Si aprirà? Ok.
3 anni passati a scavare tra le macerie di un mondo ormai morente, elaborando un piano di fuga. E avete mandato tutto all'aria in 3 minuti! Ma che cazzo? È Lex! Ciao! Cerchiamo Lex Luthor! Pelatone, ricco, grosso buco nel petto! Questo è Luthor. Stesso odore. Più o meno. Ah, ma dai! Lo abbiamo visto tutti! Se questo è lui! Come fa ad avere tutti sti capelli? I miei capelli non sono... Oh! Tre anni? Ma siamo andati nel futuro? Di tutti quelli che poteva mandare. Questo spiega perché siete vestiti come Deadshot e Lady Boomerang. Sistematevi e incontriamoci di sopra. Dobbiamo muoverci in fretta. Aspetta. Avete detto che l'ex Luthor è morto? Ah, sì, bello, tipo... Che stolto. Andiamocene. No, fermo. Dimensione parallela? Che diavolo succede? Dove siamo? Perché sei vivo? Che ne è di Metropolis? È un universo parallelo. Sì, questo è un universo parallelo. Per voi sarebbe Terra 2. Ok. Invasa, sconfitta. E ora Terra formata. Ero in contatto con il vostro Lex Luthor. Lo stavo preparando per breve. Non voglio sentire che avete perso gli intrusi. Datevi una mossa e scaricate ogni accesso finché non li avrete trovati. Floyd Lawton è mio. Ho qualcosa di speciale per lui. Di sopra. Ora. Rossi, perché fai il capo? Chi è morto? Tutti sul pianeta. Potete anche usare la mia collezione. I precedenti proprietari, eroi, criminali, beh, non credo ne sentiranno la mancanza, diciamo. Sebbene ognuno sia uno strumento potente, la vera forza sta nell'utilizzarli contemporaneamente, un traguardo a cui aspirare, certo, se sopravvivremo. Una roba pazzesca! Super tecnico, ma ce la farò. Che ci darà Waller per questo Lex? Oh, questo tizio a cui vuoi mettere una bomba! Sì, Boomer, perché lui non è una bambina! Dove cavolo dobbiamo andare? Fai lavorare quel naso! È passato qualcuno di qui! Non sono un segugio che segue le tracce, Boomerang! Comunque no, nessuno è stato qui. Il piano è semplice. Dovete proteggere il mio laboratorio mobile mentre attraversiamo le rovine di Metropolis. Una volta alla Lex Tower, vi farò tornare sulla vostra terra. Ah, sarà come in quel film... Quello ambientato nel deserto. Ascoltatemi. Ho costruito questo veicolo perché risultasse invisibile alle frequenze di scansione della nave Teschio. Non per la battaglia. Nessuno lascerà Terra 2 se lo perdiamo. Perfetto, dobbiamo difendere questo furgoncino, ragazzi. Però non vedo nemici, quindi per ora tutto... Ok, ho appena parlato, perfetto. Come previsto, gli scagnozzi di Brainiac stanno cercando il mio laboratorio. Se lo trovano, non potremo più fuggire. Quella torre di segnalazione supererà senza problemi i sistemi di camuffamento. Eliminate le truppe e distruggetela subito. Ok, la torre è di qua. Muori sotto i miei
deviare tutta l'energia al sistema antiscansione. Questo laboratorio non si muoverà finché la torre non cade. Ok. Fuori questione, potete attaccare la torre. Fatto. Una variabile risolta. Continuiamo. La Luthor Corp ci aspetta. Ok, ci siamo. Ok, vado. Che cos'è quella medusa metallica? Unità di stoccaggio di Brainiac, ovvero popolazione umana che attende di venire arruolata per combattere sul vostro mondo. E perché non li hai fatti saltare? Fai un esercito! Sconfiggi Brainiac! Fa qualcosa, cazzo! E questo sarebbe il livello di strategia che adopera il vostro boomerang. Momento! Non ho ancora capito come ha fatto Lex a fingersi morto. Finto la sua... boomerang! Cosa pensi stia succedendo ora? A essere onesto, non sono stato molto attento. Però azzardo. Viaggi nel tempo? Non sono il vostro Lex. Questa non è la vostra dimensione. Ci troviamo in una linea temporale alternativa. E credo che Lady Boomerang l'avrebbe realizzato immediatamente. Povera cara Lady Boomerang. Lady Boomerang in questa dimensione, quindi non Boomerang. Oh! Un'imboscata. Le mie contromisure per rallentare le scansioni sono limitate. Necessito assistenza! Affermativo, squalo, fate sul bersaglio! Fatto. Dove sono gli altri? Lì sopra. Nuovo bersaglio. Ecco il punto debole della torre. Colpitelo, per favore. Rosso, ma funzionale. Andiamo alla Luthor Corp, forza. Sì, Lex. Ehi, tizio nuovo, come dobbiamo chiamarti? Lex Luthor. Certo, ma è un po' strano. Abbiamo visto Lex morire. A me va bene Luthor. Tutor? Non farlo. Era solo una proposta. Tutor. Facciamo l'ex 2. O almeno finché non troviamo qualcosa di più divertente. Sì, ma sta facendo il giro tondo o ha davvero una... Ma su questo pianeta Colon c'è una spiaggia almeno? Colon. Lu. No. Siamo ancora nella fase polverosa del terraforming. Per continuare l'analogia, considerate queste strutture intelligenti di cristallo Koluan come un'impalcatura. Tra qualche anno questo mondo sarà una copia più precisa di Kolu, ma non ho intenzione di essere qui per vederlo. Vabbè. Dov'è la torre? Un'altra torre di segnalazione. Sarebbe meglio occuparsene prima di entrare nel suo raggio. Vabbè. Andiamoci subito. Le mie istruzioni non erano chiare? Non possiamo procedere finché non eliminate quella torre. Arriviamo, stai calmo, Lex. Cattiveria. Fatto. Oh, mancato. La pressione sale, Boomerang. Ma dove sono gli altri? Non vedo i nemici però. Oh caspita, ecco perché. Ragazzi, il pavimento è lava! Lava bene, però! Non sarebbe saggio attaccare subito quella torre?
E voi avete studiato psicologia della violenza? Ok, fatto. La torre mostra un punto debole. Al lavoro. Accettabile. La Luthor Corp ci attende. Terrò conto del ritardo. Bisogna dire che Luthor è stato in gamba a sopravvivere. Ah, beh, si sarà bevuto il piscio. Un luminare. Chi non ha bevuto il piscio? Ma che cazzo? Lì, l'Ex Tower. I suoi resti. Sto preparando il laboratorio per il viaggio. Distribuisco i pesi. Mi sa che faremo un po' di casino. È solo un'impressione, ma credo che tra questo e le scelte architettoniche del posto Lex voglia, sì, compensare qualcosa. Forse era troppo. Ehi, ma perché ti rispondo? Non so cosa dirti, non ci capisco niente. Ah, peccato che non ci posso salire sopra. Oh, oh. Eliminate quei nemici. Abbiamo un appuntamento con l'equazione di campo di Einstein. Oh no. Questa era bella, ragazzi. Ho lanciato sia la granata che ho fatto la mossa speciale. Ammira la mia superiorità. Infatti mi ha aumentato anche di livello per sta mossa. Ma gli altri dove stanno? Ah, ecco il punto debole della torre. Colpitelo, per favore. Posso apprezzare la forza bruta e l'efficienza. Il tempo stringe. Seguitemi. C'è un po' di strada, eh? Perché c'è una nave teschio su questo mondo? Una domanda molto intelligente, Squalo. Credo che esista in entrambi gli universi e che faccia da tramite. Secchio, secchio, secchione! Non sono un secchio. Ok, ce ne sono altri. Sforzo. Non credo che diventi più facile. Porca miseria. Oh. Dai, ci siamo quasi. Ok, dovremmo esserci. Gli strumenti impiegheranno qualche istante a calibrarsi. Dovete difendere il laboratorio. Oh, perfetto. Ragazzi, proteggiamo l'ex 2 prima che lo facciano fuori. Eccolo lì. Ecco la mia battuta. Ok. Scansione incessante. Stanno ottenendo i dati necessari a buttarci fuori. Sicuro ci penso io, Boomer! Quanti sono? Che bella granata! Abbiamo finito? Teoricamente funziona. Sistemo questo. Quando vuoi, Lex. Quando vuoi. Ancora due calcoli. Alla donna per eccesso! Lei è sempre, eh?
Niente sabbia, niente aria filtrata. In effetti c'è puzza di morto. Ma ora sono libero. Ci siete tutti? Boomer? Sono qui! State tranquilli! Ci sono! Sì, eravamo preoccupatissimi! Ricevete! Ripeto, Task Force 6, mi ricevete? Waller, sì, c'è un problema! Lo spero! Sarà meglio per voi che abbiate un motivo! Vi ucciderò, certo! Com'è? Abbiamo ucciso Flash! Di nulla! E siamo anche finiti in un'altra cazzo di dimensione? Eravate là! Come diavolo siete tornati? Beh, grazie di averlo chiesto, perché... Aspetta, cara. Cara, un bel cazzo! Cosa avete fatto? La vostra Waller non può sapere di me. Scusa, amico, ma perché dovremmo mentire per te? Mi dispiace, ma consegnarti vivo può valerci uno sconto di pena di 30 anni. Giorno più, giorno meno. È la stessa offerta che la mia Waller ha fatto alla mia Task Force X. Queen! Capisco! Entro! Galleria! Ero reclutato nel suo sistema come voi. Rispondi! Le sue scelte vi hanno ucciso. Sembra proprio lei. Anche noi. Waller è un mostro, credetemi. Portate questo al computer del santuario. Quinn! Rispondi! Parla ora! O giuro che tacerete per sempre. Noi... La radio è andata. Danning, vieni qua! L'aggiornamento radio non doveva dare problemi. Ne ho abbastanza. Adesso porti il culo al garage e spazzi la merda del gerbillo. Sì! Cazzo! Dai, Danning! Datti una regolata, bello! Pessimo, Danning. Con voi parleremo di questa altra dimensione. Tornate alla sala della giustizia. Passo e chiudo. Sei in debito. E mi sdebiterò. Per forza, dai! Questa tecnologia adattiva aumenterà la letalità delle vostre armi. Non ho mai ricevuto lamentele, ma... Come funzionerebbe? È una rete neurale autocorrettiva. Come funziona? Però, raga, che casino. Questa unità è un costruttore adattivo a nanotecnologie. In altre parole, apprende come utilizzate le armi e le migliora con dei costrutti. Ci sono domande? Perché sembra un ragno? Perché non dovrebbe? Oh, potremmo fare un sacco di roba in città! Oppure, diciamo a Waller del nostro giretto a Terra 2! Questi umani corrotti sono le truppe ordinarie di invasori dell'armata nemica. Sono stati trasformati da alcune armi aliene chiamate Terminauti. Il processo di trasformazione è in tutti i casi letale per il suo ospite umano. Il Terminauta prende il controllo totale, aumentando le capacità del corpo e inglobandone l'intelligenza. Ah, ecco un promemoria per il futuro. Valutarne il possibile utilizzo sui dipendenti. Ok, quindi si va dalla Waller? Trattamento da tribunale militare. Se non muoiono dall'altra parte, continuerò io a cercarli. Tu pensa al tuo obiettivo. Di a Brainiac di non preoccuparsi. Penserò allo scudo e mi occuperò di quei 4 assassini. Non farti prendere dalla collera. Sì, ricevuto. Ok, ragazzi, siamo tornati e molto probabilmente la prossima sfida Brainiac, nemmeno il tuo condizionamento è con Lanterna Verde. La mancanza di disciplina di Flash. L'avevo sopravvalutato. No, Brainiac. Lanterna ha il suo addestramento e io ho il mio.
Ne vedremo delle belle. Una missione di supporto, se siete pronti.